fatto sicuro che mi volessi rivedere? Ora, Dan, sembro il tipo di ragazza che considera una sciocchezzuola il fatto che tu abbia rotto il fidanzamento. Fai bene a tacere, tutto quello che diresti potrebbe essere usato Mindy, contro te. Mindy, non avevo intenzione di ferirti, solo che non ero pronto. Allora perché mi avevi chiesto di sposarti? Ero giovane e non sapevo quello che volevo. Devo ammettere che ero sorpresa quando hai chiamato. Pensavo che eri in giro a raccogliere cicorie e fare pasticci. Beh, adesso però penso di essere più interessato ai confetti. A proposito, c'è una caffetteria svizzera nuova dove vorrei andare. Che ne diresti? Mi piacerebbe molto. Bene. Allora ti passo a prendere alle 12. Ok, allora a mezzogiorno. Grazie per aver accettato, Mindy. Grazie per avermi chiesto di venire, Dan. Era divertente. Lo era sempre. Ciao. A domani. A domani. Mindy! Mindy! Mork! Com'è andato il rendezvous? Rendezvous! Oh! Non si dice rendezvous. Oh. Ah, meraviglioso. Dan mi ha invitato in una nuova caffetteria svizzera. È stato gentile. Sì, lo so, la Svizzera è uno stato gentile. E mi porta anche a colazione domani. Cos'ha questo terrestre che ti rende così affamata? Sarà che io e Dan siamo vecchi amici. Infatti la nostra relazione era piuttosto seria una volta, tempo fa. Seria? Sembrerebbe che hai bisogno di un tiramisù. Vieni a vedere il mio appartamento. Ho appena riordinato l'attico e non si vede la città di privo di gusto. Cosa ne pensi? Non posso dire altro che senza dubbio adatto a te. Ti piace il mio letto? Tu dormi qua? Non è male una volta che ci hai piato la mano? Questo che cos'è? È una catena letto per ospiti. Beh, devo dire che non ho mai visto una lampada sporgere dal muro in questo modo. Mi piace leggere a letto. Beh, Mork, questo posto è proprio disegnato per il tuo modo d'abitare. Che carta da parati interessante. È erba. Oh, erba. Mork, perché hai l'erba sul muro? Perché i vasi cascavano sempre. Ti posso prendere qualcosa per sederti? Ecco, qui c'è il mio poggiapiedi. Ah, questa sì che è un'idea favolosa. Un poggiapiedi fatto a forma di piede. Vedrai i tavolini che ho ordinato. Allora, Mork, penso che hai fatto un lavoro favoloso. Un aspetto proprio bello. E questo cos'è? Sembra un tipo di calcolatore o qualcosa del genere. No, non è un calcolatore, è una macchina del tempo di Ork. Un cosa? È un piccolo computer per la variazione delle nostre onde craniche, così possiamo avere l'età che vogliamo. Ah, e perché potreste fare così? Per esempio, se hai i nervi o soffri di angoscia e tu la metti su una certa età, hai fatto questo, è come una vacanza. È la nostra versione di Fantasyland. Cavolo, l'aereo è atterrato. Stai scherzando. Ah, scherzando? No, quello sarebbe il bottone numero 3. Ok. No, non voglio le tre coccole. Dai, vieni, tutti gli altri ragazzi stanno nell'iperspazio. Io voglio solo le chiavi dell'uovo, sarebbe proprio giusto. Dov'è Dave? Oh. Oh, non sapevo che tornavo così tanto indietro. No, no, mi creda, mi lasci parlare, è la migliore incisione dei brand pugliesi. Beh, grazie per avermi portato a colazione, Dan. Allora, per cena? Sai quanti ristoranti abbiamo frequentato in queste ultime 3 settimane? Allora ce l'hai con me. Pensi che io tento di arrivare al tuo cuore attraverso il tuo stomaco? Forse per questo mi piaci tanto. Gli altri ragazzi vogliono prendere subito la strada panoramica. Hi, Danny. Hi, Mr. Emre. Allora le 8? Ok, sarò pronta. Arrivederci. Va bene, signore, torni la prossima settimana, che un Toscanini sarà rinato di certo. Scusami, mi girerei di lato, ma non ce l'ho. Ehi, Mindy, come stai? Sali, vedo che stai ancora attaccata lì. Sì, mi sento qua all'ufficio postale, nessuno arriva in tempo. Allora, ciao, Sali, cara. Possiamo fare qualcosa per te? Oh, sì, mi potresti dire se ho le scarpe uguali, Hai chiesto un maschietto oppure una femminuccia?
Ma Cora, che differenza fa? Con una madre come Sally il bambino starà benissimo in ogni caso. Che bella cosa hai detto. Soltanto per questo suo ragazzo gli darò il tuo nome. Oh, affascinante. Un ragazzo chiamato Fesso. Ah, Cora. Bello vederti, Sally. Anche per me. Senti, non avresti per caso la Nina Nanner della cicogna? Non lo so, fammi vedere nel catalogo per neonandi. Sai, Sally, hai un aspetto radioso. Ma dai. Sì, davvero, non ti ho mai visto così bella. Perché sono incinta, perché non ci provi anche tu? Beh, forse lo farò. Mi piacciono i bambini, ma non penso di essere pronta ad essere madre. Oh. Mindy. Ah, bene. Oh, che è quella tua amica grassa? Come si chiama? Mork. Oh, l'universo parallelo, che coincidenza. Anche il mio nome è Mork. Nano, nano. Sally Finnon, questo è il mio amico Mork. Ciao. Sally non è grassa, è incinta. Oh, che bello. Che cos'è incinta? Ma i tuoi genitori non ti hanno detto niente. Io non ho genitori, sono un bambino provetta. Accidenti, Mork. Sempre quei soliti scherzi. Ho sentito un calcetto. Qualcuno ti ha dato un calcio e è scappato subito. Mork, il bambino le ha dato un calcio. Si sarà voluto vendicare? Ma non è niente, un bambino dà sempre i calci quando sta dentro la madre. C'è un bambino lì dentro. Oh, mi volete togliere i calzini dal cervello? E questa è vita vera. No, Shalbat. I bambini finiscono nei posti più impensati. Oh. Non posso aspettare che quando nasci per vedere con me. Scommetto che è rotondo. Sally, pensi che tornerai a lavorare dopo che avrai avuto il bambino? No, Mindy, penso che vorrò occuparmene. Vorrei giocare con le costruzioni, a nascondino, portarlo a passeggiare nel parco, vederlo crescere. Questa sarà la mia occupazione. Oh, è veramente bello. Ecco il tuo disco. Grazie. È un omaggio per il neonato. Grazie mille, ci vediamo, Mindy. Arrivederci, mamma. Bye bye. Ciao. Bye bye. Mimmo. Sai, Mork, veramente invidio Sally. Lei sì che sa cosa vuole. E io invidio il suo bambino. Tu invidi il suo bambino, perché? Ha una cosa che non ho mai avuto. Una madre. Oh. Buonanotte, Mimmo. Buonanotte, Dan. Ciao. Che cosa fai su così tardi? Qualcosa mi preoccupava, non riuscivo a dormire, allora ho deciso di rilassarmi preparandomi un bagno caldo. È quello che faccio sempre anch'io. C'è qualcosa che mi vuoi dire, Mork? Oh, ma che cosa fai? La testa a mollo, ci devi mettere in piedi. Stai scherzando, se metto a mollo i piedi non duro più di 5 minuti. Beh, allora vuoi dirmi cos'è questo problema? Beh. Vieni, siediti. Da quando ho incontrato la tua amica Sally, credevo di essere stato cresciuto nel modo migliore. E come sei stato cresciuto? Al computer. Computer? Oh sì, il suo nome era Nenivac 30. Ma tutti gli 8.000 bambini del nostro padiglione lo chiamavano Neni. Ogni blim lei mi lavava, mi dava da mangiare, aspettava il routine e mi cambiava negli angolini. La tua Neni 30. Con lei sono diventato migliore, avendola conosciuta. Ma dopo che ho visto Celia, come si dice, mi sento che forse qualcosa mi manca. Oh, Mork, ti mancava l'essere amato. Ma Neni stava sempre lì. Ogni mattina mi rotolavo sul nastro mobile e lei mi prendeva con le sue piccole pinze calde di metallo. Mi solleticava sottilmente con un laser ad alta intensità e cantava con voce dolce. Se questo non è amore, che cos'è? Manutenzione industriale. Ma una madre terrestre non fa le stesse cose? Sì, ma le fa perché le vuole, non perché ha la spina attaccata. Capisco. Sulla Terra essere madre è un lavoro molto importante. Oh sì, io non conosco lavoro più importante. Tu vuoi avere bambini un giorno? Beh, sai, pensavo di non volerne, ma... Forse le avrò, sì. Allora domani. Mork, non è così facile. Ti aiuto. Mork, io credo che c'è qualcosa della quale tu e io dobbiamo parlare. Ah, ma se parli di avere bambini io so tutto. Arriva la farfalla, aggiunge il polline. No. Vedi, Mork, Dan mi ha chiesto di essere sua moglie. Dan?
Quel ragazzo col quale mangi sempre? Sì. Gli hai detto di sì? No. Però penso che lo farò. Oh, sono molto contento per te. Mi indichi hai in destra? Sto per sposarmi e mi sembra un boccone più grosso di quanto possa andare giù. Sembra un matrimonio come quelli su Alfa Centauri. Lì la sposa e il marito mangiano il testimone. Il testimone se lo mangiano? Sì, ma è fatto con molto tatto. Eh sì, ne sono sicura. Oh, Mork, sono preoccupata. Non so proprio come potrebbe essere avere un bambino. Io sono triste perché non so com'è avere una madre. Beh, almeno io ho una maniera per scoprirlo. Sì. Io ho una maniera che possiamo tutte e due scoprire. Mi metto nella mia macchina del tempo all'età di 3 anni. Per 10 minuti. E in questo modo io sarò il tuo bambino e tu sarai la mia... Mamma! Oh, mamma mia! Dimmi. No, Mork, tu sei troppo pesante per questo gioco. Mork, tu m'ami. No, io Mindy. Oh, è ridicolo. Ah, guarda qui, io so dove sta il mio ombelichino. Ah, questo è carino. Sì, è carino. Posso vedere il tuo? Oh, no! Dai, Mork, dammi la tua macchina del tempo. No, è mia. Adesso, Mork, Dan sarà qui tra un minuto e sarà molto imbarazzante avere un gigante di 3 anni che ci corre appresso. Dammi la macchina del tempo. No, non te la do. No, non ci riesco, dimmelo. Adesso vieni. Ascolta, piccolo uomo, dammi subito la macchina dell'età. Ma questo è Dan. Morchi, adesso la mamma compagnia, allora... Perché non fai una bella nannina? No, Mork, non ha sonno. Voglio stare su tutta la notte e mandare mamma ai matti. Dan, dan, dan. Ma se Morchi fa la nannina, mamma gli farà la bella sorpresina che gli piace tanto. Il bel gelato alle gigante! giocateli belli! Oh, dammi. Shh, ti faccio giocare con questi se mi prometti di stare zitto. Sì? Prometti? Sì. Ok, tieni, stai buono, eh? Che fretta c'è? Il cinema non incomincia che tra un'ora. Oh, sicuro, dai, vieni dentro. Oh, ma è per me? No, questo è per il nostro primo nato. Dan, questo è un po' prematuro, non ne sono ancora molto sicura. Oh, lo sarai. Hai sentito? Ma saranno scoiattoli. Oh. In ogni modo, quando ci sposiamo sarà bellissimo. Non ce la faccio più ad aspettare di sentire i piccoli passi di piedini per casa. Ma sei sicura che siamo soli? Beh, sì. Oh, no. C'è uno stanino nell'attico. Ma sembrerebbe che il tuo stagnino abbia rotto la tua collana. Sono proprio contenta che è riuscito a toglierla dai tubi. Vado su un attimo a vedere se ha trovato anche gli orecchini. Mork! Morky, dove sei? Questo non è divertente, vieni subito fuori di lì. Hai rotto le mie perle, le fate rotolare giù dalle scale. Non tutte! Adesso, Mork, avevi promesso di stare zitto. Stando zitto! No! No, che non lo fai! Sì che lo sono! Butta! Anche perché non ho niente di silenzioso da fare, non sono un mimo! Perché non ti metti a giocare buono? Gioco a travestirmi? Mindy! Vengo, Dan! Non mi importa niente a cosa giochi, basta che giochi zitto! Sì, sei carina, sì! Sta buono, capito? Gioca in silenzio, ok? Ok? Rispondimi. Tu hai detto di star zitto! Shh.
Statene tranquillo adesso. È tutto pronto? No, ma tornerà normale in più o meno 6 minuti. Sai, sembra che tu abbia uno stranghino con pochissime esperienze. Non ne ha affatto, ma soltanto quelli giovani vengono a casa. Ecco, tieni, ti ho raccolto le perle. Sai, quando avremo i bambini queste non le potrei lasciare in giro, le metterebbero in bocca. L'ho sentito. Sai, penso ne vorrei una 10. 10 bambini? Questo è inconcepibile. I bambini sono favolosi. Sono così divertenti. Sono una gioia averli intorno. Lo stanghino per caso che piange? No, ha portato il suo bambino con sé perché non riusciva a trovare una donna che glielo tenesse. Allora, aspetta qui. Successo, morti. Mami! Bubù! Oh, poverino! No, Fifi! Oh, andrà tutto bene, vedrai. Dimmi che ti è capitato, non piangere. Mamma mia, morta! Oh! Mi ha masticato le gambe! Cattiva! Oh, solo una mum brutta e cattiva ha fatto male a morti. Mumu! Via di lì, Mumu non ti farà più male. Mamma, mamma, allora mi proteggi. Quella è una cattiva Mumu. Adesso vieni con me e siediti. Intanto io trovo qualcosa per asciugarti le lacrime. Morchi, mami non può asciugarti le lacrime se ci stai seduto sopra. Sì. Adesso è tutto ok. Mi proteggerai sempre e avrai cura di me? Sì, lo farò finché non sarai abbastanza grande da badarti da solo. Il che succederà entro un minuto. Adesso mamma, sai che fa? Va giù da basso se tu stai bene. Ecco, io sto bene, sono un ragazzo grande. Ok, adesso stai buono. Devo fare la pipì! Devo fare il numero 3. Lo stranghino sta bene adesso, voglio dire il suo bambino. Allora tu sei una vera assistente dello stranghino. Sì. Ah, humor! Ha un senso dell'humor ben sviluppato. Vabbè, è abbastanza maturo per la sua età. Andiamo. Ti devi essere addormentato mentre guardavi la TV. Se dormivo, allora la TV guardava a me. Com'era il cinema? No, non siamo andati al cinema. Abbiamo soltanto parlato. In effetti Dana ha parlato, io ho ascoltato. Io gli ho detto che non lo sposerò mai. Oh, che cosa hai fatto? Ora i bambini li dovrei affittare. No, questo è il punto. Tutta la sera Dan ha parlato soltanto di bambini e ho realizzato che non parlava mai di noi.
Il suo desiderio non era quello di avere una moglie, quanto di mettere su una famiglia. E io voglio essere una coppia prima di essere un gruppo. Mi dispiace che hai perso il marito. Il mio ritornare bambino ha avuto peso? Sì, devo ammettere che mi ha aperto gli occhi. È difficile essere una madre. È difficile anche essere un bambino. Tu me l'hai resa facile. Sai una cosa? Cosa? Sei una madre meravigliosa. Oh, Mark. Prendici. Ad essere madre. Può darsi. Hai polli con le labbra. Mark chiede Orson. Rispondi, Orson. Mark chiede Orson. Mark chiede. Rispondi, Orson. Che cosa hai imparato dalla Terra questa volta, Mark? Beh, una cosa. Sulla Terra i bambini non crescono nelle provette, crescono in una cosa bellissima che si chiama madre. Ma quello è un modo antico, Mark. 80 anni fa qualcuno di noi faceva ancora così qui, come il rimpianto di una moto. Penso che alle volte la vecchia maniera è la migliore, Orson. Ma il nostro metodo è molto più efficiente. Orson, quando tu eri bambino, tu non ti ricordi se ti coccolavano, ti tenevano per mano, e portato a spasso? Nani H26 faceva così. Ma sulla Terra lo fa la madre. E fa tantissime altre cose belle per i suoi bambini, per tutta la sua vita. Ah, è una cosa calda e meravigliosa. E quanto ne parla? Niente. E questo perché il suo lavoro è considerato di nessun valore reale? Oh no, perché è considerato impagabile. Buonanotte, Mark. Orson, c'è un'altra cosa. Mi racconti una favola prima di andare a letto? Non ne conosco. Peccato. Buonanotte, vostra immensità. Alla prossima volta.